Salve a tutti e benvenuti a una serie di letture sul suono, sul silenzio, sul rumore che voglio offrire perché fanno parte di una mia meditazione giornaliera. Io amo molto il silenzio e amo anche molto il suono e capisco il suono come proprio una manifestazione culturale. In questo momento nel quale siamo quasi tutti in quarantena, capisco che molte persone facciano fatica a trovare un silenzio interiore, anzi, siamo un po' come degli animali chiusi nelle gabbie e malgrado ci venga chiesto di stare in pace e in calma, siamo ovviamente molto agitati perché non siamo abituati. E quindi vorrei appunto condividere con voi delle letture che sono utili e anche delle pratiche che sono utili. Vorrei iniziare con questo libro che si chiama Il senso del silenzio di Omram Michael Ivanov. E parto dal capitolo secondo, realizzare il silenzio interiore, pagina 21-22, e finiremo con una breve pratica. Sul piano fisico è facile ottenere il silenzio. Basta chiudere la porta, le finestre o tapparsi le orecchie. Noi qui non parliamo del silenzio esteriore. Esso è sicuramente necessario, indispensabile, nella misura in cui offre le condizioni per realizzare l'altro silenzio, quello interiore. Quello dei pensieri e dei sentimenti, cosa che è molto più difficile da conseguire. Infatti, è soprattutto là nel mondo interiore che vi sono rumore, discordanze, agitazione e esplosioni. Purtroppo, quando si cerca di spiegare agli uomini che è nel loro interesse realizzare il silenzio interiore, e quando vengono loro persino proposti metodi per giungervi, essi non prestano ascolto, non comprendono. E quel rumore che mantengono dentro di loro si riflette nella loro condotta disordinata e cacofonica. Una delle cose essenziali è proprio la realizzazione del silenzio interiore. Cercate ogni giorno di compiere degli sforzi per evitare il rumore che si forma dentro di voi, discussioni, ribellioni, subbuglio, provocati da pensieri, da desideri e da sentimenti mal dominati. Per sfuggire a tale chiasso dovete sforzarvi di non vivere più alla superficie delle cose, esposti alle agitazioni e ai turbamenti che vi si producono, ma liberarvi dagli affanni e dalle preoccupazioni, soprattutto cambiare la natura dei vostri bisogni. Finché resterete con i soliti bisogni, non riuscirete a liberarvi. Ogni bisogno e ogni desiderio vi mettono su determinati binari. Ed è così che, secondo la natura dei vostri bisogni, verrete a trovarvi in un mondo infestato da fiere ruggenti, oppure in un mondo popolato da creature celesti che vi accoglieranno con canti amorosi e armoniosi. Quindi vorrei appunto riflettere su questa natura dei bisogni e dare a tutti noi un momento di opportunità per capire quali sono i bisogni in questo momento che mi rendono agitata, che mi rendono piena di ansia, di paura. Chiaramente il momento non è semplicissimo, ma pensiamo un attimo a quale bisogno, per esempio, potrebbe aiutarci a bilanciare questa agitazione che tutti stiamo sentendo. Un bisogno di armonia, forse, un bisogno di calma, di serenità. Questo potrebbe diventare un bisogno che è tanto importante quanto il bisogno di appunto vedere il telegiornale, rimanere informati, eccetera, eccetera. Quindi mettiamo una mano sul cuore, mettiamo l'altra mano sulla pancia, prendiamo un bel respiro, rilasso, un altro, rilasso e un ultimo. E rilasso. E sento in me, con il respiro, espandersi un senso di possibilità e di leggerezza, di tranquillità, un bisogno di tranquillità. Grazie a tutti, lasciate dei commenti, chiedete delle domande oppure ispiriamoci a vicenda. E condividete con persone che secondo voi possono apprezzare e che
che ne possono avere bisogno. A presto, ciao a tutti.